Siamo qui che non sappiamo più chi siamo. Ci mandano in crisi 22.000 immigrati che arrivano perché capisci che siamo da soli a gestire le cose. Non c'è una politica nazionale europea per la gestione degli immigrati. E oggi sotto elezioni, cazzo se gli immigrati fanno comodo. Fanno comodo alla destra per diventare xenofoba e dire mandiamoli via. Fa comodo alla sinistra per dire abbracciamoli tutti col cuore. Fa comodo all'economia e alla Confindustria perché abbassano i salari minimi di lavoro in Italia. Fa comodo alla 'ndrangheta. Ma ho visto uno qua di Milano. Ieri stavo parlando prima con uno di Milano qua, proprio milanese, mi ha detto qua finiamo tutto a crocco, grillo manco le cane, finiamo qua. Mi ha detto io torno a Reggio Calabria perché caccia la 'ndrangheta. Me l'ha detto lui. Fanno comodo la 'ndrangheta, la camorra. Noi siamo soli, porca puttana, sempre soli. Abbiamo paura di questo Stato, hai paura persino della tua cassetta delle lettere. Una volta la cassetta delle lettere era una bella cosa, andavi, aprivi e c'era magari una cartolina di un tuo amico. Adesso spunta una minaccia di Equitalia che se non paghi una multa di 3 anni fa, ma che cazzo è la multa? Dov'è? Ti sequestrano la macchina. Hai bollette che non capisci, bollette dell'Ener che non capisci. A 1, a 2, a 3, a 4, conguaglio. Noi non abbiamo più bisogno di questa gente, deve andarsene, questa è una nuova rivoluzione. Guardate che qui siete testimoni stasera, è una nuova rivoluzione, questa gente qui non capisce un cazzo, siete voi che tenete in vita dei morti. E poi dicono che io non vado in televisione, mi dicono non accetti il contraddittorio. Ma che cos'è il contraddittorio? Cos'è andare lì vicino a un coglione che dice delle stronzate a fare il contraddittorio? Ma se io parlo con un imbecille, se io parlo con un imbecille, do risposta a un imbecille, uno che ci vede dall'esterno, vede due imbecilli che parlano. Io ho sentito delle cose incredibili. Il ministro, quello di anno zero, come si chiama? Lupi, quello che è uguale alla figlia di Fantocci. La figlia di Fantocci che dice voglio il contraddittorio. Lupi, il contraddittorio non lo devi avere con me, lo devi avere con loro. Vieni qui e fai il contraddittorio con loro. Cazzo, non c'è nessuno nelle piazze, non c'è nessuno, si barricano nei ristoranti, negli alberghi, blindano le pazzette con i carabinieri e la Digos. Qua c'è pieno di Digos, io vi riconosco, siete metà della Digos. Li riconosci perché quando si salutano tra di loro, si perquisiscono.